schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch Give a Car to Friend. Diciamo che quello vecchio è stato mezzo patchato, la Rockstar ci ha messo le mani in pratica. Per fare questo glitch ragazzi, come il precedente, dovete andare davanti alla base operativa e dovete far comparire diciamo base operativa piena. Però prima di fare ciò andate in party, come avete appena visto che ho fatto io, e vi unite ad un amico. Questo amico dovrà stare in una sessione differente dalla vostra, solo ad inviti, e dentro una missione con la sessione chiusa. Automaticamente dovrete pigiare XXX tante volte molto velocemente, vi comparirà la schermata buggata che avete appena visto, vi suicidate e poi invitate il vostro amico nella vostra sessione. In questo modo potrete prendere, diciamo, il veicolo. Io lo sto invitando così perché ho un botto d'amici e quindi prima di capire dove cazzo sta ci metto una vita e mezza, quindi lo sto invitando così. A questo punto ragazzi, aspettate che rientri il vostro amico nella sessione. Il glitch è abbastanza semplice e prendete la sua auto ragazzi. Sto cercando un after patch per far funzionare quello che c'era in precedenza, quello che si usava fino a ieri. Quindi se trovo l'after patch, se riesco a trovare o a capire per quale motivo non si può usare la motrice o per quale motivo non ci fa entrare nel, diciamo, nella base operativa, ve lo porterò immediatamente sul canale. Però al momento questo è funzionante ragazzi, quindi io spero, sto tentando ragazzi un modo o l'altro per diciamo per far funzionare quello che c'era fino a ieri, anche perché alcuni mi dicono che non li fa entrare nella base operativa, alcuni diciamo gli dà problemi che non fa usare la motrice. Anche a me per esempio non ha fatto usare la motrice per spingere una moto, quindi ho dovuto fare con un altro veicolo. Insomma ci sono tutta una serie di problemi. Questo glitch, quello che vi sto portando adesso, al momento è funzionante. Quindi ragazzi, per ora usate questo. Sto lavorando per cercare, come ho già detto, l'after patch dell'altro, cercando di capire perché non funziona l'altro, come troverò il modo di far funzionare quello lì, semplice semplice, anche come glitch dei soldi, perché avevo portato anche un glitch dei soldi. Lo riporterò sul canale ragazzi, non vi preoccupate che sto impegnandomi a cercare questa cosa. Come vedete, dopo che entrate vi farà una lunga schermata nera, non l'ho tagliato il video proprio per questo motivo, per farvi vedere, però non vi dovete preoccupare, non avrete il pallino giallo come nel vecchio glitch, in quell'altro molto più vecchio, però comunque potrete uscire fuori tranquillamente. Una volta fatto questo passaggio dovrete solamente riavviare l'applicazione per usare il veicolo ragazzi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.